Ciao a tutti! Oggi vedremo come utilizzare questo stencil con le farfalle per lavorare con il pirografo sul legno e poi fare un orologio. Si tratta di una tavoletta di compensato preforata in centro proprio per inserire il meccanismo dell'orologio. L'altezza del compensato è di 3 mm. E questo invece è uno stencil con delle farfalle. È uno stencil in materiale sintetico, flessibile ma resistente, che si può utilizzare con colori, vernici di ogni tipo, ma in questo caso lo userò per fare un disegno con la matita e poi ripassare con il pirografo. Una volta decisa la posizione, iniziamo a riportare il disegno. Qui vediamo la prima farfalla e poi passiamo a quella nella parte superiore, sempre con lo stesso stencil. Finito il disegno, andiamo a prepararci per fare i quattro numeri cardinali in modo da indicare le ore sull'orologio.
A questo punto ho deciso di fare gli altri numeri con dei pallini. Trovo la posizione corretta, la distanza. Ho un centimetro dal bordo. Facciamo il segno per mettere i pallini. Una volta finito il disegno, possiamo attivare il pirografo. In questo caso userò un pirografo con temperatura regolabile e punta a filo. È un pirografo di alta qualità e ora vedremo come funziona.
Una volta fatti i numeri e i pallini per indicare le ore, passo al disegno vero e proprio delle farfalle. Come si può vedere dal disegno, da un semplice stencil con un po' di fantasia, abbiamo realizzato un bel effetto delle ali della farfalla.
scurendo e dando un'ombreggiatura alle parti centrali vicino al corpo della farfalla e mantenendo più leggerezza lungo le ali, si riesce ad ottenere proprio l'effetto dell'ala della farfalla. A questo punto siamo pronti per montare il meccanismo dell'orologio e concludere il lavoro. Spero che vi sia piaciuto. Se siete interessati a un pirografo o a uno stencil tipo questi, li trovate sul nostro sito elettronicadidattica.com, meccanismi per orologi. Ecco qui l'orologio montato. Grazie a tutti. Iscrivetevi al nostro canale YouTube per trovare altri video, altre cose interessanti che faremo in seguito. E vi saluto. Ciao a tutti e grazie.